Ragazzi, ciao, sono la Patti. Allora, premetto, io non sono brava a fare i video. Io faccio sempre i corsi in presenza e devo dire che li privilegio. Però mi chiedono le mie corsiste, dai, fanne anche tu così ricordiamo le tecniche e quant'altro. Allora, io adesso ne sto facendo uno in prova, perché voglio vedere anche se il video va bene e quant'altro. Quello che io proverò a darvi come contenuto è un contenuto che io ho scoperto con la mia sperimentazione delle varie prove e ovviamente io facendo pittura e arti, come le chiamo io, applicate da anni, invento e assemblo. Quindi che cosa ho fatto adesso? Dato che i fiori secchi come questi costano veramente tanto, io ho deciso di farli da me, come del resto tutti quelli che fanno questi corsi cercano di far fronte a una tecnica che li faccia risparmiare. Allora, le due possibilità che io vi do sono quella dove si compra una sorta di pressa, che è questa, si svita, scusate, le varie viti, e qua dentro si mettono i fiori secchi. Vi faccio vedere, quindi qua si deve svitare il tutto, bisogna avere un po' di pazienza. Tra l'altro dovrò in questo caso avere già dei fiori che io avevo già messo un po' di tempo fa, quindi li vado a vedere, controllo con voi. Quindi bisogna togliere tutto quello che è l'avvitamento. Una volta che si riesce a togliere tutto con pazienza, se non avete voglia di vedere questo andate avanti, giustamente, e se riesco io lo sfilo così, se riesco, dico se riesco perché è talmente ben incastrato che penso proprio che devo proprio aspettare che si sviti il tutto. Questi si trovano in negozi di belle arti, hanno un costo abbastanza tranquillo. Però è sempre un costo, quindi ecco perché io dico, se si riesce a fare il fai da te, perché no? Allora, qua non riesco e quindi non voglio perdere il tempo di farvi vedere il tutto se non si toglie con semplicità. Io volevo farvelo vedere per farvi capire che si può veramente fare una serie di cose. Allora, ecco, sono riuscita a smontare una parte perché l'avevo già fatto ai tempi. E che cosa ho fatto io? Io qui ho seccato proprio delle roselline, in questo caso, dei fiori che io trovo sul mio terrazzo o percorrendo le strade quando vado in giro col mio peloso. Qui dei fiori che vi farò poi vedere come io li dipingo, e ovviamente altri fiori. Alcuni ovviamente si seccano meglio di altri. E ovviamente bisogna avere la pazienza di tutte le volte cambiare il foglio. Cosa vuol dire? Io qui probabilmente non avevo la carta, ma io quando secco i fiori metto lo Scotex, quindi questo per intenderci. Metto uno strato di Scotex, il mio fiore, e poi un altro strato. Però che cosa ho notato? Lo Scotex ha una trama e questa trama che vedete purtroppo rimane sul fiore. Quindi io cosa faccio? Uso sia lo Scotex come letto per i miei fiori, quindi strappo un lembo, addirittura lo divido a metà. Sopra metto della carta igienica perché è liscissima la carta, quindi faccio una sorta di letto e poi metto il mio fiore. Io adesso di fiori purtroppo secchi non ne ho, se non quelli raccolti dal mio giardino, dal mio terrazzo un po' di tempo fa, che sono questi. Quindi vedete che io avevo già messo della carta
igienica che tra l'altro ogni 2 o 3 giorni va cambiata perché il liquido del fiore, ovviamente secco, impregna la carta. Vedete, io ho fatto questa procedura, quindi li rimetto nel loro letto, cambio la carta, metto dei strati di nuovo di carta igienica e in questo caso io non uso la pressa che vi ho fatto vedere, ma uso un libro, ok? Uso un libro, un qualsiasi libro, come in questo caso può essere questo, che è il mio tra l'altro, e metto i miei fiori in mezzo al libro. Ovviamente ogni fiore dovete dividerlo. Cosa vuol dire? Che io ho messo tutto il ramo, perché era uno solo, in mezzo, ma se ci fossero stati più rami io facevo quella procedura più volte e ovviamente inserivo quei fiori in pagine diverse. Dopo, che cosa dovete fare? Mettere un sasso degli altri libri pesanti sopra e ve lo dovete dimenticare per una settimana. Ma adesso io vi ho fatto questo video perché vi volevo far vedere una chicca. Allora, io non so se altri ci sono arrivati, perché in questa nicchia di arte, di artigianato, tutti sanno un po' di tutto, quindi poi ognuno mette del proprio, copia e quant'altro. E io adesso questa cosa non posso dire che mi è venuta, magari ci sono altre persone che come me ci sono arrivate per prima, però che cosa vi voglio dire? Questa è la tecnica base, dove io faccio soprattutto questa perché non voglio spendere. Ma c'è ovviamente la possibilità di seccare i fiori non così, tra l'altro, piatti, ma un po' bombati, quindi io dico in tridimensionalità. E come si deve fare? Con il silice, la polvere di silice. Ma la polvere di silice, per chi non so se sa, costa veramente tantissimo. La polvere di silice è questa. Una busta su Amazon può costare anche 49 euro, però una volta che si va a togliere la polvere, come in questo caso io vi farò vedere, verranno fuori i fiori perfetti con i loro colori magnifici. Quindi vado a travasare la mia polvere con uno scolino, questo scolino che io mi sono ovviamente tenuta solo per queste tecniche, e guardate i fiori, che meraviglia! Vi li faccio vedere proprio nel, non so se notate, sono proprio belli bombati. Io spero che l'inquadratura che ho fatto sia buona, ma sono proprio così meravigliosi. Tra l'altro rimangono proprio con il loro bel colore. Quindi qua ci sono degli altri residui che io ovviamente tengo da parte. Continuo a svuotare la mia polvere e avrete modo di vedere come i fiori mantengono il loro colore magnifico. E questa polvere, tra l'altro, dura un sacco, anche se costa, e si può anche riutilizzare quando inizia a essere un po' più dura, con una procedura che è con il microonde. Poi vi dirò in un mio tutorial, farò anche questo. Quindi vedete, qua ci sono proprio i fiori di un giallo proprio pazzesco. Non diventano marroncini, beigiolini, ma rimangono così. Quindi procediamo a togliere tutti quelli che io avevo qua. E ovviamente questa polvere io poi la metterò in un barattolo che ovviamente userò e scriverò polvere di silice, perché adesso quello che io vi voglio dare come informazione è l'alternativa che io ho trovato eccezionale alla polvere di silice comprata proprio per questo. Vedete i fiori? Guardate il rosso come è rimasto.
Sì, probabilmente un po' perde, ma poca roba, ok? E poi io so la tecnica di come poterli ravvivare. Mi metto tutti via, ok? Quindi prendo questa polvere, la metto in un barattolo come questo. E me la salvo così, perché come vi dicevo ha un costo ed è ovviamente mia premura non perdere questa polvere preziosa. Ok? Io sto facendo un video completo e ovviamente non taglio, non faccio quindi gli errori come in questo caso del far sì che la polvere sia caduta anche dove non doveva, esiste proprio perché non sono brava a fare i video. Qua io scriverò polvere di silice comprata apposta per i fiori. E vi dico perché io dico apposta, perché quello che adesso vi farò vedere è una chicca. Io la trovo, come dico io, con le mie tartarughine, è una figata, perché quando ti vengono queste idee veramente sono veramente carine. Io in passato ne ho avute tante, quindi adesso vi do questa chicca. Ci vediamo tra poco, perché controllo che il video sia perfettamente riuscito. Ciao! Eccomi adesso alla seconda parte del tutorial. Perché il frullatore, direte? Adesso vi spiego. Allora, in questa cosa che sto facendo, ovviamente servirà un frullatore che viene usato solo per queste tecniche, io lo uso anche per la pasta di sale. E poi, ragazzi, cosa ho trovato io? Una lettiera per gatti, che è interamente quasi composta di silice. Quindi non importa la marca, io non voglio pubblicizzare perché non è mia intenzione, però quello che voglio dirvi è prendete una lettiera per gatti a base silice, ok? Costa 8 euro, ok? 8 euro contro i 50. Ovviamente questa è bella granulosa, perché ovviamente per i gatti, vi faccio vedere. Vedete? E ovviamente io non la posso utilizzare così. Che cosa allora mi è venuto in mente? Di frullarla. E adesso vedete. Quindi se non avete voglia di seguire tutto l'andamento, tranquilli, potete andare avanti. Io devo frullare allora questa polvere. L'altra cosa che vi dovete procurare è un colino e un contenitore. Io adesso devo chiudere il mio coperchio frullare. Ovviamente questa rimane come se fosse una polvere.
date pazienza e polvere, niente di che. Se vi dà disturbo, ovviamente mettete una mascherina. E io la userò come, ovviamente, si dice per fiori. Adesso guardavo, non è ancora bella fine come intendo io. E devo andare avanti finché la devo frullare. Ci vediamo tra poco. Eccomi di nuovo a voi. Allora, apro ovviamente il mio coperchio, che fa un po' di fatica, c'è un po' di polvere perché questo è tipo un sale, quindi vedete come non è assolutamente difficile. Si fa lasciare andare questa polvere. Dopodiché io ho un altro contenitore. Questo contenitore scriverò proprio silice lettiera per gatti. La differenzio dall'altra per fiori, perché intanto perché è giusto non miscelare prodotti diversi, quindi dato che ho tanti di questi barattoli faccio che fare così. Io ho già fatto la prova, ecco perché ve lo dico che è sicuramente valida. Faccio andare il tutto, il composto, in questo contenitore. Chiudo il barattolo e io vi dico che questa tecnica è fantastica, quindi si va a risparmiare un sacco. Lo metto da parte e io vi faccio vedere con questa tecnica come sono riuscita a fare i miei fiori. Io ho delle ortensie, quindi le ho da in questo barattolo che ho scritto proprio lettiera per differenziare dall'altra, e metto questo prodotto qua nel mio scolino perché io adesso voglio i miei fiori. Queste sono le mie ortensie. Tra l'altro l'ho fatto 3 giorni fa, quindi non ancora belle secche come vorrei. Però guardate, i colori sono rimasti intatti. Quindi io, magari con la resina o con altre tecniche, gli farò pezzettini e ovviamente farò sì che facendoli a pezzettini posso poi inserirli. Recupero i miei fiori, anzi devo dire che li metto ancora perché non li vedo ancora belli secchi secchi secchi, quindi rimetto il mio, anzi rimetto qua, proprio non vado a rimetterlo nel contenitore nero, metto qua, ok, copro proprio. Quindi capite bene che fare questa tecnica e spendere 8, 7, 10 euro contro i 50 è una grande, insomma, è una grande bella cosa. Io ne sono entusiasta. Io quando nella mia carriera di artista, di decoratrice, ho inventato, se posso dire, ho assemblato, ecco, delle idee, sono venute fuori delle tecniche strepitose. Quindi ben venga l'idea, ben venga quello che riesce a comunicarla e quello che poi la fa sua e magari la modifica in una maniera ancora più gradevole. Allora, questo è un passaggio, ma io vi avevo detto che volevo farvi vedere un'altra cosa, cioè come dipingo i fiori. Questi sono quei fiori che vi dicevo un po' seccati con la pressa, e alcuni sono diventati un po', come dicevo io, un po' bigiolini, un po' chiari. Bene, io vi faccio vedere come io li dipingo, ok?
Io faccio una serie di tecniche, una di queste è la resina e ovviamente i miei corsi, soprattutto il sabato, sono solo su resina e sto facendo vedere tutte queste alternative, come anche colorare questi fiori. Adesso dovrò ovviamente chiudere la comunicazione, rivedere se il video è stato fatto bene e poi ci rivediamo per farvi vedere come io li dipingo. Questi sono fiori proprio, come dicevo io, bigiolini, proprio poco piacevoli da vedere. A tra poco, ciao! Eccomi ragazzi all'ultimo passaggio. Allora, l'ultimo passaggio è, chiedo scusa, ho perso un contenitore che volevo tenere, l'ho buttato invece di lasciarlo con noi. Allora, quest'ultimo passaggio serve perché, come vi dicevo, io voglio dipingere questi fiori che sono veramente tristi, tristi, tristi. E quindi cosa posso fare? Una delle possibilità è un colore ad alcol. Con l'alcol io diluisco e il colore, devo dire, diventa un po' poco veritiero. Però lasciatemi dire, se io volessi il bianco, io adesso sto mettendo il rosso, ma se volessi solo il bianco, devo dire che vengono bene. Dico che una delle possibilità, perché non solo c'è la colorazione con questi colori ad alcol, ma c'è anche la possibilità di colorarli con i colori acrilici o con quelli a spray. Io però adesso uso questa tecnica. Metto due o tre goccine di rosso. Se io ovviamente non volessi questo rosso acceso che è troppo, metterò un po' di blu, lo spegnerò un attimino, ma adesso vi volevo far vedere la possibilità proprio di colorarli. Metterò un po' di alcol, un goccino, giusto proprio quel tanto che serve per miscelare il colore, prenderò con la mia pinzetta, che ovviamente è tutta storta, la butterò, prenderò allora con le mie dita, pucerò i fiori proprio così, in questa maniera. Guardate, con una veramente facilità pazzesca, lascio un po' decantare l'alcol perché ovviamente se l'appoggio subito va evapora e va via. Una volta che io vedo il colore sul fiore, mi piace, lo lascio così. Ovviamente sarebbe bene da metterlo su un pezzo magari di plastica e non sulla carta. Adesso me ne sono dimenticata, però quando fate queste cose dovete avere tante cose vicine, come in questo caso io lo metto qua, però non si vede, è per questo che non volevo. Il rosso è questo, vedete? Vabbè, anche se si assorbe non è che succede nulla, anzi magari diventa meno rosso fucsia, che è un po' esagerato. Ok, quindi posso anche arrivare a pigiare un pochino, a togliere quel colore che magari è troppo forte. Comunque la resa magnifica. Come ripeto, io ho comprato nei vari social e piattaforme tutta una serie di colori, scusate, di colori, di fiori che ovviamente hanno un costo. Facendoli io ovviamente ammortizzo il tutto, quindi non solo ammortizzo, ma posso dire ho fatto dalla A alla Z tutto il mio progetto. Quindi io spero che questo tutorial sia stato sufficiente e sia stato gradito. Ovviamente cliccatemi e commentate. Se avete bisogno di informazioni ulteriori, messaggiate. E io sono Patrizia Benvenuto e iscrivetevi al mio canale su YouTube, Patrizia Benvenuto. Ragazzi, ciao, alla prossima!